Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Visage. Allora, si riparte proprio alla grande. Siamo in mezzo a un evento paranormale, raga. Siamo leggermente bloccati, purtroppo. Quindi secondo me ci tocca rispezionare un pochetto il tutto. Abbiamo qualche via sicuramente per proseguire, però purtroppo è tutto quanto chiuso, quindi direi, raga, qua sta succedendo qualcosa che non va bene. Perché non rivisitiamo la stanza della bimba, visto che ora come ora ci sta perseguitando lei, quindi magari è saltato fuori qualcosa di interessante qua, raga. E poi direi di tornare ai piani di sotto e vedere se riusciamo a... Merda. Cazzo. Se riusciamo a... Non si accende più niente qua. Non vuole accendersi, ok. Come mai? Merda. L'oscurità si sta cacciando, una roba del genere. Interagisce. Ti perseguita, ok. Cazzo. Oh, raga, prendi la pastiglia. Mangia la pastiglia. Accendersi, ok, la bimba è stata presa. Porca troia. Ok. Proviamo ad andare di qua, raga. Io non so. Dimmi che si accende. Perfetto. Ok. Con calma, eh. Non ci voglio schiattare per... A parte che vabbè, abbiamo appena iniziato, ragazzi, quindi anche se schiattiamo. Niente di preoccupante. Va bene, la bimba è stata catturata da una specie di uomo nero. Smetti di esaminare, ok. Merda. Non mi piace la situazione. Con calma. È ripartito il... l'orologio. Porca di quella, mangia la pillola. D'accordo, ma queste matriosche qua, raga. Smetti di esaminare. Un attimo proprio al volo, eh. Smetti di esaminare. Cazzo. Dimmi che abbiamo altre pillole. Non abbiamo una ceppa di... una bella mazza. Via. Per non esagerare. Ecco. Oh, non molla sta ragazzina, ragazzi. Pensavo di essermela levata dai maroni, visto che era stata rapita, ma niente. Ok. Proviamo a rientrare qua. Merda, porca puttana, se sei una stronza. Niente, dovevo salvare, raga. Porca troia. Vabbè, ci ribecchiamo in questo punto qua, praticamente. Dopo che la bimba viene rapita da questa specie di uomo nero, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo ritornati nel punto dove eravamo prima. Allora, però... c'è un però, voglio ispezionare per bene questa stanza qua. Qualcosa nasconde sicuro, ragazzi. Merda. Un attimo, allora. Se no, facciamo così, ragazzi. Torno al piano di sotto e vediamo se riusciamo a interagire con... quel benedetto condotto di ventilazione. Scusate ragazzi, non sono al 100% al top, però è stata una giornata di lavoro veramente massacrante. E giocare a sto gioco qua dopo una giornata massacrante non è proprio il massimo. No, qua non c'è niente, raga. Io provo, ma non vorrei... non vorrei beccarmi la stronza alle spalle. Facciamo così. Do una salvatina.
almeno siamo tranquilli. Ma allora, sì, qua è un continuo visitare, rivedere le stanze, magari si sblocca qualcosa, ma secondo me qua dobbiamo scendere, raga, poco da fare. Ma sono quasi sicuro. Anche se... Cazzo! No! Via, 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 via. Anche se questo è il punto in cui sta succedendo un po' di robina strana. Però, sti cazzi, andiamo giù. Andiamo giù, andiamo giù. Continuo a ispezionare un po' tutto. Qualcosa salta fuori sicuro, raga. La TV? Vabbè, lasciamola spenta. Apri inventario, com'è? È un lettore per videocassette. Lettore di videocassette. Non è che ci serve la videocamera, raga? Porco cane, potrebbe anche essere. Andiamo a vedere. Proviamo ad andare a recuperarla. E allo stesso tempo sono curioso di vedere se riusciamo a interagire con quella... Sono fissato con quella condotta dell'aria, raga. Non so perché, ma... Merda. Vado di qua, perché sicuramente ce l'ho alle spalle e non mi giro manco, raga. Infatti. Allora. Devo far mente locale a dove potrebbe trovarsi. A dov'è la condotta dell'aria? Però un attimo. La videocamera. E le mani occupate. E vabbè, sti cazzi. Facciamo così. Ma non credo che questa serva per... per il lettore di videocassette. Ma assolutamente. Però, raga, ripeto, voglio vedere il discorso della condotta dell'aria. Ok. Che non mi ricordo manco bene o male dove si trova. Questo non possiamo... Merda! Vaffanculo! Ma che è una stronza sta ragazzina, raga. Veramente infame. Che cazzo. Allora giochiamo a nascondino. Ad acchiapparella. Non ci molla, eh. Ok, qua è dove avevamo sfondato il tutto. Non era di qua, perché qua si andava in garage. Ok. E io sto girando troppo al buio, raga. E questo non funziona, vaffanculo. Però manca la lampadina qua, ma io ce l'ho una lampadina. Ecco, bravo. Bravo Zo, perché così proprio è il top. Ok, mano sinistra, vai. Ma non me la... RT interagisci. Perché mi dice non può essere posizionata qui? Vabbè, niente. Sti cazzi. Allora, dove merda era quella condotta del Kaiser? Perché non funziona? Cioè che mi è rimasto accendino fuori. Ok. Allora, non di qua. Niente. È un mezzo labirinto sto cazzo di casa. Dove cazzo è apparso? Vaffanculo. Di qua torniamo dove abbiamo sfondato il muro. Ok, quindi non è di qua.
Ma era vicino a questo, a questa cosa qua, a questo ingresso qua, quasi sicuro. Ah, storage room. Di qua no. E allora è di qua per forza, dai. È di qua, è di qua, è di qua. Questo è chiuso. Ok. Non credo sia il momento giusto per esaminarlo, niente. Cosa cazzo posso fare? Oh, bene. Vai, prendi, prendi. Non è che possiamo staccare la caldaia, qualcosa del genere, no, eh? Raga, veramente non so dove andare a sbattere la testa qua. No, devo andare su, devo andare su. Allora, raga, sono tornato su e sento delle strane voci e rumori, cazzo. Ok. Merda, caputtana. Ok. Non c'è più un cazzo di luce qua, come mai? Merda. Merda, raga. Evita di rimanere al buio troppo a lungo, va bene. Ok. Stanno bussando, ragazzi. Va bene. Pian piano sta succedendo qualcosa, quindi ci stiamo muovendo, diciamo, abbastanza bene. Intanto pigliati una pasticca. E non siamo messi per niente bene. Non è che magari qua mi sono perso qualcosa, raga. Ma non mi pare. No, abbiamo preso tutto qua. Ok. Questa luce rossa cos'è? È la radio. No, c'è qualcosa che... Di strano, ragazzi, qualcosa è cambiato. L'ora non va avanti, rimane sempre alle 3:33 più o meno. Cazzo, raga. Ok. Siamo riusciti a fare qualcosa. Ho gironzolato, poi pian piano finisci comunque sia nella zona in cui interessa. Siamo fuori. Siamo fuori, ragazzi. Non serve più ora. Ok, va bene. Quindi posso tranquillamente riporlo? Va bene. Beh, bel cambio di paesaggio. Cioè, siamo completamente usciti dall'abitazione. Ok. Beh, non male, non male. È un po' più rilassante questa zona qua, ragazzi, eh. Devo essere sincero, un po' più di luce. Qua è pieno di pupazzi sparsi, seguiamoli. A parte che la strada è obbligata, quindi non possiamo sbagliarci. Non mi fa neanche interagire con niente, va bene. Beh, qua comunque stiamo andando fuori di testa perché dall'interno della casa si è finiti qua così all'aperto. Oh,
una casa sull'albero, ragazzi. La casa della bimba. Vediamo. Direi di salire. Ah, devo andare io. Pensavo andasse in automatico. Abbiamo un bel po' di roba da esaminare. Allora, da dove partiamo? Dai pupazzi. Ma mi sa che, vabbè, qua non c'è una mazza. Per quanto riguarda i pupazzi, naturalmente, raga. Vedo una cassetta lì. Allora, partiamo da qua. Allora, sono Lucy. Ciao Lucy. Perché gli parla la TV? Voglio essere il tuo amico. Oh, ragazzi. Ottimo. Chiave piccola. È uscito il mostro dal televisore. Lucy è arrabbiata. Ok. Cioè, praticamente c'era questa specie di ombra, di presenza oscura che tormentava la nostra Lucy. Vabbè, intanto abbiamo trovato una chiave, che è la chiave per esamina. Molto probabilmente quella per la chiave con lo specchietto. Dovrebbe essere sta qua. Una chiave piccola. No, ho detto una cavolata. È questa qui la chiave. Serve giusto per aprire questa qua. Ok. Dobbiamo trovare. Ascoltami. I want to help you. It's not what it seems, Lucy. Your parents wouldn't understand, Lucy. Only you can understand. They're good at Lucy. Do it, Lucy. Do it. They're good at Lucy. Do it, Lucy. They're good at Lucy. Do it. Merda. No, un attimo, io voglio spegnere la radio, cazzo. No, 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 voglio andare via. Dove cazzo ci va? Ecco, siamo fottuti. I tuoi genitori non capirebbero. Solo tu puoi capire. Ma cosa? 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 Che dobbiamo fare qua, ragazzi? Ci sto facendo andare fuori di te. Merda. Ok. Dove siamo finiti? Sicuramente siamo tornati all'interno della casa, però. Storditi, in che zona siamo? Ok, è stato stravolto tutto qua. Direi che è arrivato il momento di impasticarci, ragazzi. Ah no, invece ci siamo ripresi, no, lasciamo acceso. Raga, ci ha strappato via tutte le... Porca di quella puttana. Non abbiamo più la possibilità di accendere le luci. Cazzo.
non è bella la situazione, assolutamente. Quindi prendiamoci una di queste qua. Ok. Non saprei dove andare, raga. Siamo al buio più completo. E mo so cazzo. Ecco. Merda, via, 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 sempre la bimba. Dov'è l'accendino, ragazzi? È rimasto dietro la porta. Ok. Ho visto sflashare qualcosa qua, o sbaglio? Merda, sempre più cupa la situazione, raga. Si hanno smontato tutte le prese delle luci. Gli interruttori. A quanto pare sembra che dobbiamo seguire queste cose qua. Non mi fa entrare, perché? Porca puttana, vaffanculo. Cazzo. Io faccio il giro largo, stronza. No, non da qua. Dall'altro lato. Mangia, mangia, mangia la pastiglia. Puttana, no. No, io voglio entrare. Che cazzo mi chiudi la porta nel muso? Stronza. Il tuo accendino è quasi scarico. Benissimo, quindi direi che è arrivato il momento di sostituire l'accendino con l'ultimo accendino che abbiamo, raga. Momento, raga, io sto andando troppo avanti. Devo salvare assolutamente. Salva. Almeno se schiattiamo si riparte da qua. Sì, dobbiamo entrare nella stanza di Lucy. Cazzo, sentite? No? Aia. Ok. Facciamo progressi in questo episodio. Facciamo progressi. Ok. Con calma, raga. Questa era la gabbia dove c'era il canarino amico di Lucy, praticamente, giusto? Va bene, c'è solo una porta, oltrepassiamola. Ok. Qua c'è da cagarsi nelle braghe, ragazzi. No. Abbiamo solo un accendino. Porca puttana, devo fare un po' di cassa. Dimmi che ti puoi accendere. Bella lì. Vabbè, però non è che faccia tanto. Ok, vedo una via d'uscita di là. Una possibile via d'uscita. Intanto accendo tutto, raga. Sento qualcosa. No, il mio accendino è quasi scarico. No, cazzo. No, no, no. La vedete, raga? Non serve tenerlo. Abbiamo finito l'accendino. Cazzo. Via, 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 via di qua. E chiusa ti serve la chiave della stanza delle gabbie, che è qua. E adesso ci abbiamo in quel posto, perché io non vedo una mazza. E quella ci bracca, raga. Siamo fottuti. Non ho altri accendini, eh. Ma non è che la videocamera mi potrebbe
Mi può tornare utile, non so, tipo col flash. Mo so cazzi, raga. Sì, ok, col flash funziona. Così, ragazzi, ci caghiamo proprio nelle braghe. Perfetto. Sì, vabbè, ma dove cazzo vado così? Aiuto. Lucy, io ti voglio bene, cazzo, non mi fa... No, 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 no. Siamo fottuti, qua siamo fottuti, raga. Ok, di qua. Di qua. Porca troia, raga, c'è un bordello. Allora, con calma, con calma, ragazzi. Ne usciamo anche da qua, spero. Bella lì, l'accendino. Ok. Ci serve per forza l'accendino e la camera qua è una merda così. Ci caghiamo solo che in mano. Ok. Devo trovare questa benedetta chiave della gabbia. Ok. Niente. Dai, cazzo, quello centrale. Vai. Via da qua. Era lì. Via, 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 via. Potrebbe anche darsi che, visto che è ferma con la nostra amica Lucy, no, devo fare una cosa, ragazzi, scusate, scusate, sono qua, c'è veramente un casino. Allora, ok, devo lavorare così. Ok, con calma. Guarda che ce la facciamo, vai Zo. Non è che è appesa ad uno di sti cazzo di così qua la chiave, no, eh? C'è una mazza. Ok, là in fondo, raga. Mi ha visto. Via. Eccola lì, eccola lì. Trovata, trovata, trovata. Via, 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 via. Ok, presa, 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 raga. Ci abbiamo fatta, ci abbiamo fatta. Via. No, cazzo, è vero che devo entrare nel menu. Dov'è? È là in fondo. Ok. Forse il tempo... per riuscire ad utilizzarla. Usa chiave. Ok. No, di nuovo. Salvataggio. E io me la do a gambe. Proprio a gambe levate, ragazzi. Via, via. No, 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 no. Non sono qui. Sono il tuo papino. Ti voglio bene, cazzo. Via. Ok, era una macchina fotografica. Roba è. Non si apre. Perché non si apre? Non è che dobbiamo interagire con questo liquido, no? Dov'è la porta? È abbastanza snervante come cosa, ragazzi, giocandola così, in appunto in prima persona, via. Ok,
che è sparito anche. No, no, Lucy. No, fai la brava bimba. No, cosa fa l'uccellino? Lucy? Ha ucciso il passerotto lì. Cazzo. Ok. Dobbiamo aspettare. Ecco qua la porta. Va bene. Senza saper né leggere né scrivere. Tanto qua chiudo, raga. Né leggere né scrivere, ragazzi, io direi un piccolo salvataggio. Non si può salvare. Ok. Qua non possiamo salvare. Ma che roba è? Vabbè. Possiamo vedere queste foto? No. Macchina fotografica, questo è tipo un suggerimento. Se noi riusciamo a mirare a questo brutto tizio con la macchina fotografica, probabilmente lo leviamo di mezzo, lo eliminiamo. Che roba è? Ah, vabbè, il passerotto, sì, il coso di legno. Ce n'è più di uno. Ok. Guardiamoli tutti, raga, magari sono dei collezionabili. No, no, niente collezionabile. Va bene. Ok, provavo giusto così, magari contro la parete, niente. Ok, andiamo avanti. Ok. Verso l'armadio, raga, senza voltarci. Anche se sento qualcosa, però. Il mostro nell'armadio, raga. Molto probabilmente il significato, il senso è questo. Merda. Fanculo. Ok. Salvataccio. Quasi quasi salvo anch'io, però. Ma sono tornate le prese? No, siamo. Non siamo a casa nostra qua, raga. Dove cazzo siamo finiti? Mi servono anche delle pasticche a me. Hai trovato la mandibola di un manichino. Ok. Lo mettiamo in saccoccia. Infatti la bimba manca la mandibola, ragazzi. Episodio lungo questo qua, raga, mi sa, eh. Allora, facciamo una piccola cosa, raga. Così. Mangiamo una pillola. Ok. Sì. Ho sbagliato il tasto, raga, scusate, ma... sono abbastanza in botta. Dire che sono sbriciolato dalla giornata lavorativa è dire veramente poco. Ma che cazzo è sta roba qua? Ah, ho preso un altro coso di pillole. Vabbè. Proviamo a girare di qua. Comunque mi è andata veramente di culo aver preso la macchina fotografica. Giusto perché volevo provare col videoregistratore. Se no, non ci pensavo manco per il cavo. Le tre matrioske, ok. Ora non so se metterò il pezzo in cui ho trovato la matrioska, ragazzi. Ne avevo trovato una terza. Nel garage. Dobbiamo andare giù, raga, dai. C'è da andare giù qua.
Perché ho spento? Vaffanculo a me. Sì. Abbiamo trovato la mandibola di un manichino. Ora, secondo me, dobbiamo trovare il manichino. Però la piccola Lucy si è chiusa nella sua stanza. Non saprei, raga. Ma qua non c'è una mazza. E ma mi sa che stiamo per finire. Ma anche l'accendino. Andiamo giù. Sì, sì, tocca andare giù, raga. Però voglio vedere un attimo di qua. Dovremmo sbucare dal garage, ok. Non sento niente, raga. Non mi ricordo di aver incontrato o incrociato dei... Ah, il manichino, sì. So io dov'è, ragazzi. Mi è venuto in mente. Manichino è qua. È lì dietro. Mi ricordo qualcosa del genere. C'era un manichino, mi sembra. Ora andiamo a vedere. Un momento, fanculo, salva. Mappa inventario, ok. Uso oggetto. Aia. Ok, vai con la macchina fotografica. Merda! Fanculo. Ma perché, cazzo? Ok. E ora dove minchia siamo qua, raga? Allora. D'accordo, raga, stavo... avrò fatto un taglio e cuci sicuramente. Stavo guardando un attimino. Niente, non possiamo accendere. Di chiudere, diciamo, qua l'episodio, però ancora non possiamo. Non mi dà la possibilità di salvare, quindi... Perché non mi fa... Ok, perché questo gioco qua, ragazzi, è così praticamente... Ok, se punti qualcos'altro non ti fa utilizzare... Ah, qua è chiuso? È chiuso dall'altro lato, va bene. Non vuole accendersi, va... Ok. Dicevo, stavo guardando un attimino per salvare e concludere l'episodio, perché stiamo andando veramente avanti in maniera abnorme. Questo sarà un episodio parecchio lungo, però non posso salvare, quindi andiamo avanti. Porca puttana. Porca puttana. Mamma. Dove sei, mamma, cazzo? Non vuole accendersi, sti cazzi. Ok, si è sminchiata tutta la casa, raga. Niente? No, no, no. Accendi. Cazzo, raga, ci sono delle... È graffiata la parete qua. Ok. Merda. Fanculo. D'accordo, va bene. Aia, aia. Ora non mi fotti però nell'armadio. Vedo, raga. Non vedo più una...
Porca troia. Dobbiamo aprire sto armadio di merda, non si accende. Ok. Non c'è una mazza qua. Via. Di qua niente. Era aperta sta porta qua, in fondo dico, non la prima, perché abbiamo aperta noi la prima, ma... va bene. Manichino. La radio. Sta giocando con noi sto bastardo, raga. Tutta maniera. È anche imbestialito. Ok. Allora, altra porta. Fanculo. Che postaccio, raga. Mi sembrava di aver sentito qualcosa, ma invece no, è suggestione. Ma ora possiamo usarlo sto benedetto accendino? Niente, non posso neanche salvare, no. Tocca andare avanti, raga. Io voglio andare a letto, cazzo. E chi cazzo dorme? Aia. Quanti armadi ci sono qua? Ok, proviamo questo, vediamo. Vuoto. No! Che cazzo? No, caputtana, raga, sono finito qua giù. Chi l'aveva visto? Ok, qua abbiamo tutto ribaltato sotto sopra. Possiamo accendere la TV? No. Momento. Accenditi. Ah, ma possiamo interagire anche con i cassetti, con le varie cose. Va bene, va bene. Però fondamentalmente non... no, no, dai, non si può fare una mazza qua. Ma non è la nostra ombra. Ok. Forse dobbiamo spegnere tutto, raga. Forse tocca spegnere tutto qua. Merda. Aia. Gli stiamo dando fastidio. Mi sa, ragazzi. Però c'è quella luce lì, quella della TV, ragazzi, che dà fastidio. Andiamo avanti. Ok. Bella lì, ottimo posto dove sederci, raga. Possiamo uscire? Sì.
Io continuo a sflashare perché so che sflashando abbiamo una sorta di difesa contro questo cazzo di mostro. Aia. Niente. Ok. Porca puttana! Siamo morti, raga. Ok, ci ha fottuti. Siamo morti. D'accordo, ragazzi. Abbiamo visto più o meno com'è questa sezione qua. Carica partita dall'ultimo salvataggio. Vediamo dove mi carica. Tanto per curiosità, dal checkpoint. Abbiamo visto com'è. E direi che riprendiamo la prossima volta da quel punto, raga, assolutamente. Tanto per mia curiosità vediamo un attimo. Ok, praticamente il salvataggio ce l'abbiamo prima di essere precipitati giù. Perfetto, riprendiamo da qua la prossima volta, ragazzi, ottimo. Direi che ci siamo sparati un bel episodio abbastanza lungo. Taglierò naturalmente i punti in cui ho gironzolato per capire cosa dovevamo fare. Poi fondamentalmente, nonostante tutto, mi sa che verrà fuori un bel video, un video bello tosto e bello lungo. Direi che per il momento è tutto con Visage, riprenderemo la prossima volta e come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividetelo, ci becchiamo al prossimo video, ciao!